dalla casa di Mattia. Oggi vi farò vedere come lavare i tappeti in gomma, quelli che utilizziamo con la parte sotto in gomma, diciamo quelli che utilizziamo normalmente per in cucina. Io ce l'ho qua per lungo, diciamo, lo utilizzo, è molto lungo nella parte qua sotto la cucina e ha la particolarità di essere facilmente lavabile, però ovviamente la parte in plastica che serve da antiscivolo può patire un pochino i lavaggi. Andiamo a vedere come la laveremo. Andiamo innanzitutto a il tappeto va passato bene con l'aspirapolvere prima e sbattuto fuori in modo tale che peli, tutte le cose vadano assolutamente via e non rimangano poi all'interno del cestello della lavatrice. Io per esempio ho il cane che quando finisce di mangiare ci si pulisce sopra il muso sul tappeto e quindi si riempie molto spesso di peli. Io lo passo molto con l'aspirapolvere e bisogna sbattere, altrimenti poi va tutto all'interno della lavatrice. Allora, come carichiamo il nostro tappeto? Lo prendiamo dalla parte finale e lo andiamo a inserire così. Bisogna stare attenti perché la parte di plastica, ora questo tappeto ha già un annetto e è stato lavato tante volte perché appunto col cane, quindi qualche pezzettino sotto di plastica comincia già a togliersi, però effettuando un lavaggio corretto vedrete che vi durerà molto a lungo. Allora, chiudiamo lo blocco. Selezioniamo un ciclo delicato, delicato perché comunque questo tappeto con la gomma sotto ha bisogno di un livello dell'acqua molto alto in modo tale da stare attenti a non sfregare troppo quella parte di gomma. E poi comunque tanta acqua per i tappeti fa bene perché li impregna bene e va benissimo. La temperatura di 40 gradi, ok? La centrifuga, rimanete su 800 giri, non fatele più alte, altrimenti la parte sotto rischia di creare quelle venature dove poi si staccano i pezzettini. Allora, accendiamo la lavatrice. Io ho Tixan Multicolor, che è un detersivo che ho preso in offerta, che utilizzo per i tappeti, per lavare qualche magari cosina che colorata, diciamo che più o meno lo utilizzo come il Dash salvacolore o il Milo Ultracolor. Ecco, era in offerta, un flaconcino l'ho preso. E poi questo, un additivo igienizzante che può essere la candeggina delicata o il Vanish normale. Questo è il Vanish Extra Igiene, è un igienizzante, ha un alto contenuto di sbiancante a base di ossigeno attivo, quindi ha un potere igienizzante molto alto, quindi lo utilizzo sul tappeto. Allora, non uso morbidente, questo mi aiuta a tenere il tappeto un pochino più rigido in modo tale che non sia troppo mollo, che quando ci passi si formano le dune. Ecco, allora anche un po' troppo questo. Mettiamo, facciamo anche un po' meno di mezzo tappino, ecco. Va bene un pochino più di un terzo di tappino e di questo ne mettiamo un po' meno di metà. Facciamo scorrere ovviamente l'acqua. Andiamo. E basta. Poi il tappeto lo si stende fuori. Questi tappeti di gomma non vanno assolutamente messi all'interno dell'asciugatrice perché comunque la patiscono, nonostante le asciugatrici di oggi siano formidabili per delicatezza del capo, ma la parte in plastica patisce un po' il calore della lavastoviglie. Lo stendete fuori e siete a posto, poi lo potete rimettere nella vostra cucina. Grazie a tutti, ci vediamo in prossimi video. Ciao!